Cari amici di Last Live, l'avrete già riconosciuto perché si sa, qua a Verona ovviamente in primis l'Hellas, ma anche il basket insomma ha regalato tantissime emozioni. Proprio con coach Marcelletti in panchina si è andati tante volte a canestro al Palo Olimpia. Ieri sera non è andata bene quella Fortitudo per i ragazzi appunto capitanati da Boscagin. Oggi l'Hellas Verona contro il Genoa non è riuscito a centrare questa vittoria che insomma manca, pensi, dal 17 maggio, coach. Che Verona ha visto, le chiedo innanzitutto? Sì, diciamo che è la prima volta che li vedevo dal vivo. Sicuramente una squadra che all'inizio era molto bloccata, forse anche un po' impaurita, anche se però voglio dire una paura che secondo me a questo punto non deve più esserci, perché purtroppo nella situazione di classifica bisogna solo liberarsi e cercare di rischiare quanto più possibile, io dico proprio dal primo minuto della gara. Nel secondo tempo invece c'è stata una squadra molto viva che avrebbe meritato sicuramente la vittoria, ci è mancato poco, c'è stata qualche sfortuna delle conclusioni, bravura del portiere del Genova, ma comunque una squadra viva. E comunque devo dire, la cosa che mi ha colpito è il clima che si è vissuto qui al Bentecodi, un ambiente che nonostante l'ultimo posto è sostenuto da un pubblico eccezionale, veramente un pubblico che al giorno d'oggi nello sport è molto raro da trovare. Ecco, è triste da dire, coach, però siamo alla 21esima giornata, il Verona sempre più ultimo, nonostante il secondo risultato utile consecutivo, solo 10 punti. Pensi che è l'unica squadra nei primi 5 campionati europei a non aver ancora vinto una partita? Insomma, ha un piede e mezzo in Serie B il Verona. Sì, però a parte ovviamente la posizione, io sul discorso della vittoria sono molto molto fiducioso, perché la squadra è viva e sta giocando, chiaramente deve aggredire la partita secondo me dal primo minuto. Per quello che riguarda poi il discorso salvezza, chiaramente è una salita ripidissima, però la cosa importante, perché qui alla fine noi stiamo parlando di sport, non stiamo parlando di cose vitali, continuare con questa dignità fino alla fine secondo me è un messaggio importante, e mi pare che il pubblico che ha applaudito, ha incitato, veramente devo dire un pubblico da pelle d'oca fino alla fine, voglio dire un pubblico che sarà sempre legato all'Hellas, quindi quello non è un problema. Il problema è appunto continuare a giocare con questa dignità, con questo atteggiamento, probabilmente dal primo minuto di ognuna delle prossime partite. Ecco, mi corregga se sbaglio, qui chiudiamo e la ringrazio per la sua disponibilità. In pratica le voglio dire, ok retrocedere, però l'importante è fare la testa alta per onorare anche questo splendido pubblico. Sì, questa parola finché non, poi non c'è il discorso matematico lasciamola da parte. Io dico crederci fino alla fine, perché, e ripeto, non avere nessuna paura da parte dei giocatori. Anche perché è peggio di così. Cioè, voglio dire, la situazione è quella. Devono anzi tirare fuori tutto l'orgoglio personale, la voglia di rischiare, come è successo nel secondo tempo, e questo ci ha messo in condizione più volte di andare quasi vicino alla rete.